Quali sono i motivi del successo del film? Dilli tu. Allora, i motivi del successo del film sono probabilmente che è un film che fa ridere e noi volevamo fare un film che facesse comico, che facesse ridere, e forse è quello, cioè sentir ridere le persone poi diciamo se lo dicono agli amici, oh, ho visto un film che fa ridere, e loro, gli amici dicono oh, ma dai, giuro, e allora credo sia questo, il passaparola. L'ho detto. Ma che risposta è? È la verità, il passo I motivi del successo del film sono tre, ma non ne sappiamo nessuno di questi tre. Esatto. Esatto, non hai chiesto alle persone sbagliate. Il mio film preferito è Ritorno al futuro in senso assoluto, e c'ho pure Salto nel buio. Tu l'hai visto Salto nel buio? Io non ho visto quasi nessuno dei film che diciamo fanno da riferimento a questo film di Sydney. Edoardo ha altri riferimenti, che sono? Sono completamente altri. No, però sono gli altri riferimenti che noi abbiamo nel film. Beh, c'eravamo Tantamati, che è il mio film di tutta la vita, e poi I soliti ignoti, c'erano Forza Italiana, sì, insomma io ho riferimenti meno americani, più italioti, diciamo. Noi cerchiamo di combinare la tradizione, che è quella italiana, con una struttura che forse è americana, è più la struttura, però la tradizione della commedia all'italiana è proprio, cioè, secondo me, molto forte in questo film, senza arrivare a paragoni troppo alti, che sennò sembra che vogliamo, no, sempre siano lodati e tutto il resto. Sono le cose che dicono i cuochi, sai, quando dicono abbiamo reinterpretato ecco, dal sushi, però col ragù. Sushi con un accenno di matriciana. Ecco, un po' di matriciana. E noi siamo così, siamo il sushi. E alla infatti matriciana. Ci hanno definito Breaking Bad alla matriciana. No, Ocean's Eleven alla matriciana. Ocean's Eleven alla matriciana. Hanno sbagliato la color correction, hanno spinto un pulsante che non c'era e adesso dicono che è una scelta loro di... È un po' così in realtà, però bisogna dire che è l'era di Instagram questa, quindi insomma noi volevamo, per evitare che poi il digitale appiattisse tutto, ci siamo inventati una cosa acida che si prestava a raccontare un tipo di storia. Ci siamo divertiti a usare le doppie dominanti, cose che fino a qualche anno fa magari erano degli errori. Noi ne abbiamo fatto un punto di forza. Perché quando tu dici doppie dominanti, io pensavo a due signore con la frusta. Non si sa. No, però doppie dominanti. Quante volte l'ho detto in questi giorni? Doppie dominanti. Sempre l'hai detto. E tu pensi alle doppie? Sempre pensato a due signore con la frusta. Purtroppo noi non riusciamo a fare interviste serie. Se è un problema ditecelo, perché facciamo venire altre due persone che... Noi abbiamo due controfigure perfette che fanno l'intervista seria. Purtroppo abbiamo sto limite.